e della protezione sociale nel 2014. Mettono sempre insieme salute e sociale. Questo mi sembra sanità e sociale. Un manifesto è stato elaborato da destinarsi agli eletti europei e distribuito all'Assemblea degli ambasciatori europei a Bruxelles, alla vigilia delle elezioni europee nel 2014, dove una delegazione è stata ricevuta da parlamentari europei. Per il 2016, nel quadro della rete europea contro la privatizzazione e la commercializzazione della salute e della protezione sociale, abbiamo deciso di proporre come una giornata di rivendicazioni coordinata a livello internazionale in favore del diritto universale alla salute, all'accesso alle cure gratuite e insieme a una protezione sociale universale. L'appello del 7 aprile è della rete europea è sostenuto da Alter Simmot, cioè un'altra somma, no, non somma, come dire, un altro summit, e dal Earth People Movement. L'iniziativa di Milano di portare in discussione la questione del legame e della salute è portatore di un progetto d'avvenire. Questa è un nuovo punto d'appoggio per denunciare il trattato di libero scambio, che è una vera minaccia per la salute, la protezione sociale e per la democrazia. E aggiunto a questo, la sua natura. Per sua natura, alle lotte attuali contro la mercificazione della salute che sono portate avanti in Grecia, in Francia, in Italia, in Spagna, in Belgio, in Irlanda, in Tunisia, fino al Brasile e all'India, delle lotte associano gli utenti dei servizi sanitari nazionali. Perché diventa inevitabile, niente si gioca all'inizio, tanto che si può esprimersi liberamente e opporsi. Solamente occorre essere solidali intenzionalmente al fine di far comprendere ai politici che devono quello che devono fare con noi e non al di fuori o contro di noi. Ecco, per l'Unione Solidaire Sud de France, Achim Baya, membro della rete europea di lotta contro la privatizzazione della salute e della protezione sociale. E quindi diamo subito la parola a lui che ci illustra in pratica cosa dice questo documento.